Ho vinto il premio come miglior agente. Questo è il regalo che mi ha mandato JNTO, Interface Tourism e Visit Japan. Quindi un bellissimo pacco tutto a tema Giappone. Andiamo a aprirlo insieme e vediamo cosa c'è dentro. Apriamo, vediamo cosa c'è. Japan Online Tourism Roadshow. Con questa sorpresa abbiamo voluto portare il Giappone in casa tua, sperando tu possa condividere la tua passione per la destinazione con i tuoi familiari. Buon divertimento! Ovviamente io la condivido anche con voi perché ormai lo sapete che il Giappone io lo amo. Allora, vediamo cosa c'è dentro. Togliamo l'imballo. Allora, intanto qua ci sono degli udon, 200 grammi, molto bene. Wow, soba. Buoni, quindi qua ragazzi se magna. Vediamo questo. Ah, che figata! Guardate che belle bacchette. E cucchiaio, bellissimo, veramente molto elegante, molto raffinato. Guardate che bel disegno che c'è qua. Mamma mia, bellissimo, grazie. Una bottiglia di Kikkoman Ponzu, scusate, e salsa di soia al limone. Questa non l'ho mai assaggiata. Mamma mia, non vedo l'ora, deve essere stupefacente. Poi wasabi in polvere. Mamma mia, dovrò prepararmi psicologicamente prima di mangiarlo, però. C'è anche questo, quindi wow. Poi vediamo qui dentro cosa c'è. Allora, tutto impacchettato alla giapponese, bellissimo, adoro queste cose. Uè, la figata. I Mikado, gusto matcha, ovviamente gusto top per i giapponesi. Grazie mille. Buoni. E qui vediamo. Mamma mia, guardate quanta roba. Non pensavo, avevo sentito che pesava il pacco, ma non pensavo ci fossero tutte queste cose. Quindi zuppa di miso, già pronta, quindi immagino basterà scaldarla. Buona anche questa. Tutta roba da mangiare, ma un sacco di cose interessanti. Poi vediamo qua cosa c'è. Io non riesco a impacchettare così neanche se ci provo un anno. Infatti mi sono intorcolata. E questo cos'è? Guardate. Allora, qua è scritto in giapponese, qua è scritto in giapponese. Dolce pronto all'uso. Ah, quindi. Ah, eccolo qua. Atsugiri Yokan Ogura, preparato a base di fagioli in pasta con zuccheri ed edulcoranti. Quindi questo è il fagioli dolci che loro mangiano appunto come dolce, come dessert, eccetera. Molto buoni. I famosi fagioli azuki che usano anche come marmellata. Poi vediamo, aspetta perché c'è ancora qualcosa. Allora, beh, queste borse qua io le adoro. Mamma mia, questa è molto bella. Eccola qua. JNTO, Ente Turismo Internazionale del Turismo Giapponese, utile, ne ho un sacco e le uso tutte. Questa presumo sia una mascherina, esatto, mascherina marchiata JNTO. E poi, ah, che belle le cartine, mappa del Giappone, mappa di Tokyo. Ah, questo libretto qua è bellissimo, bellissimo, ma sul Giappone. Poi, beh, qui c'è tutto il. La spiegazione di Mikatuka e qui c'è. Ah, ci sono le ricette. Ah, che figo! Bellissimo. Ah, per fare anche dorayaki con la pasta di fagioli. Kamo udon di Kanemoto. Beh, ragazzi, non potevo desiderare di meglio, veramente tutto bellissimo. Grazie mille Giappone, grazie mille Ente del Turismo Giapponese, eccolo qua. E al prossimo incontro e spero la prossima volta effettivamente in Giappone. Grazie mille!